ovviamente la partita viene immediatamente rimossa perché altrimenti, come dire, non possiamo pensare di ribaltare tutto in gara 4, no? È chiaro, è stata una partita molto tosta, una partita di grande intensità. Credo di poter affermare che abbiamo a un certo punto giocato anche quasi a specchio, no? Come situazione di gioco, come anche in alcuni frangenti per alcuni sistemi difensivi. E devo dire la verità, credo che la partita sia scappata nel terzo quarto. Il terzo quarto è stato per noi troppo sanguinoso. Non siamo riusciti ad opporre resistenza ai loro attacchi. Secondo me non abbiamo messo adeguata pressione sui loro portatori di palla e chiaramente Milano in questo modo c'è di macina, nel senso è una squadra oggettivamente forte, dunque tutti i meccanismi devono andare alla perfezione e la pressione non può calare come cala un po' loro effettivamente di mangio. Credo che detto questo i ragazzi oggi in ogni caso, al di là di qualche errore che è potuto essere stato commesso, ripeto, sia a livello di meccanismi difensivi che proprio a livello di atteggiamento, però credo che i ragazzi oggi abbiano dato tutto quello che potevano dare, credo che nessuno di loro oggi abbia lesinato energie, dunque i ragazzi vanno incitati, vanno sostenuti e va apprezzato comunque il lavoro che loro hanno fatto in mezzo al campo, soprattutto perché bisogna immediatamente calarsi, immediatamente in quella che può essere la nostra rivincita in gara 4. Noi, lo dicevo anche a Milano nel dopogara, a fine di gara 2, dobbiamo riuscire a prendere una delle due gare qui in casa per tornare a gara 5 a Milano e credo un'opportunità purtroppo è andata via. Abbiamo necessariamente adesso l'obbligo di provarci in tutti i modi giovedì sera. Prendere gara 4 per noi significa purtroppo avere anche un briciolo di respiro in più e prepararci in un'eventuale finalissima a Milano. Detto questo, quello si vedrà dopo, tutte le energie adesso vengono convogliate per cercare di ribaltare il risultato e prendere gara 4. Sì, però devo anche dire una cosa, oggi parlare di Dominic mi sembra sminuire quello che gli altri hanno fatto in mezzo al campo, cioè io oggi non parlerei di Dominic, ma non perché non voglio o voglio sminuire il valore del giocatore stesso, ma non credo che sia corretto nei confronti di chi va in campo al suo posto e dunque credo che noi eravamo tenuti, siamo tenuti ad andare avanti, considerando anche l'assenza di Dominic, dunque. Se noi per due quarti abbiamo dato dimostrazione che potevamo giocare, dobbiamo sforzarci contro un corazzato contro Milano di fare anche altri due quarti del livello dei primi due. Mi rendo conto che non è facile, mi rendo conto che giochiamo contro la prima della classe, ma noi ci dobbiamo provare a tutti i costi. È difficile perché più di mettere pressione o richiedere o chiedere di mettere pressione sul perimetro per limitare i rifornimenti ai lunghi, non è che tu puoi fare tanto. Oggi ci abbiamo provato ancora con la zona, ma è evidente che Milano c'ha buonissimi giocatori, dunque adesso io dico, noi non ci arrendiamo, però ci rendiamo conto che ci troviamo di fronte a una montagna tosta da scalare. Noi per carattere, per tigna non ci arrenderemo mai, dunque cerchiamo di inventarci qualcosa anche per gara 4, per cercare di mettere difficoltà a Milano. Ripeto, credo che nei primi due quarti c'eravamo riusciti. Adesso c'è da pensare qualcosina anche un po' di diverso, no? Per mettere in difficoltà Milano, perché su certe cose oggettivamente loro sono stati bravi a prenderci le misure, un po' forse anche la nostra energia è andata calando. Se io guardavo i primi due quarti mi sembrava per esempio che, parlando di Milano, avevo la sensazione che Calnietis e Marchman erano fuori gara. Sono stati due giocatori che ci hanno massacrato. Loro ad andare avanti sono entrati in partita e i nostri sono usciti dalla partita. Ecco, se questo può essere un tradurre l'energia, allora io sono oggettivamente d'accordo, perché chiaramente mentre nei primi due quarti noi Janis Berzins ci fa la partita, nei secondi quarti, come dire, il ragazzo è venuto meno, ma io devo anche tener conto del sacrificio che questo ragazzo sta facendo, visto che viene da un crociato e visto che tutto sommato la sua migliore condizione è evidente che ancora non ce l'ha. Ma queste sono motivazioni che purtroppo stanno in tutte le partite, no? Allora io non le cito neanche perché sembra altrimenti che ci piangiamo addosso, non siamo così. Bisogna riconoscere che Milano oggi ha fatto una gran bella partita. Noi ci abbiamo provato, per due quarti ci abbiamo provato, per, secondo me, nei successivi due quarti, nei secondi due quarti no. La richiesta che sarà fatta alla squadra sarà quella di mantenere intensità, concentrazione e determinazione in gara 4 per tutti e 40 minuti. Dunque,
noi non molleremo, poi tatticamente cercheremo di capire cosa si può fare per arginare lo strapotere di Milano. Ecco, per esempio, se vado a comparare quelle che sono state le statistiche delle prime due partite, devo dire che oggi la squadra, sull'idea di tenere sotto controllo i rimbalzi d'attacco di Milano, credo che oggi abbiamo fatto un buon lavoro. Però il plauso c'è, siamo riusciti lì ad arginare, ma poi dopo la coperta sì. Dobbiamo tenere botte. Io sono convinto che la squadra farà giovedì un'altra gran bella partita e che Milano qui la qualificazione se la deve giocare molto duramente, e il nostro obiettivo sarà quello di vincere a tutti i costi gara 4 per tornare al forum.